Buonasera da Sergio Brio e da Massimo Barchesi che vi parlano dallo Stadio Olimpico di Roma per il posticipo che chiuderà la 24esima giornata del campionato di Serie A, una sfida tutta giallorossa tra la Roma e il Benevento, una gara molto importante per la formazione di Eusebio Di Francesco, che ha la possibilità di rientrare tra le prime quattro della classifica, la possibilità di risalire al quarto posto e di scavalcare la Lazio, reduce dalla pesante sconfitta di ieri sera contro il Napoli. Una Roma completamente a trazione anteriore, alla ricerca del gol perduto, anche se a dir la verità il gol è arrivato una settimana fa al Bentegodi, un gol pesante quello di Cengiz Urner, che ha portato tre punti pesanti alla classifica della Roma. Il turco è andato in gol dopo appena un minuto. La Roma poi ha difeso quel gol, ha avuto anche la possibilità di realizzarne altri, ma il problema principale della formazione di Eusebio Di Francesco è che da un po' di tempo concretizza poco, e allora soprattutto in virtù delle tante assenze a centrocampo, ricordiamo mancano Nainggolan e Pellegrini che sono squalificati e Gonalon infortunato, De Rossi è in panchina così come Patrick Schick, Di Francesco propone una squadra veramente a trazione anteriore con centrocampisti in grado di aiutare concretamente ed Dzeko, pure lui alla ricerca del gol perduto. Viola controlla un po' difficoltoso del pallone, ma ancora l'ex Novara si rimpossessa della sfera, pallone in verticale, Guilherme ancora per Viola, poi c'è Costa che finta il passaggio per Letizia, Letizia viene servita invece da Viola, attacca il Benevento, pallone insidioso, al limite c'è Guilherme, si porta il pallone sul destro, sul mancino, parte il tiro, rete, il Benevento in vantaggio esattamente al settimo minuto, ha segnato Guilherme, un tiro tra l'altro anche deviato che ha ingannato Alisson, il quale si è proteso alla sua sinistra, non è arrivato sul pallone che si è insaccato lentamente. Guilherme va a festeggiare sotto i tifosi del Benevento, clamoroso all'Olimpico, il Benevento in vantaggio al settimo minuto, un grande gol perché hanno giocato la palla di prima, sì, ma qui molto velocemente la difesa della Roma ha steso un tappeto rosso a Guilherme, sì, è stato a guardare, non hanno sicuramente, non sono andati a prendere i giocatori che tiravano in porta e erano in possesso di palla, quindi un pochino dormito, però c'è stato un rimpallo, ecco, ha tirato in porta deviazione di mano lassa, sì, con deviazione di mano lassa di due giocatori addirittura, e poi è andata ad insaccarsi sul secondo palo lontano della porta difesa da Alisson, quindi anche un pochino di sfortuna da parte di questa Roma. Sale dalle retrovie Manolas, ecco il greco, servire sulla destra Florenzi, c'è lo scatto di Dzeko, Dzeko spalla alla porta di prima intenzione per Under va al cross insidioso, Dzeko colpo di testa, Puggioni si salva miracolosamente in tuffo sulla sua destra, Puggioni è riuscito a deviare il pallone sul colpo di testa di Dzeko, palla gol colossale per la Roma con il colpo di testa di Dzeko, ecco il cross di Perotti, salta Dzeko, pallone intercettato, poi arriva la botta sul fondo con il sinistro, il tentativo che è terminato sul fondo da parte di El Shaarawy. Anche sfortunata la Roma, eh. Calcio di punizione che sta per essere battuto dalla formazione allenata da Eusebio Di Francesco, siamo giunti al 26esimo, 1-0 in favore del Benevento, chiaramente c'è Kolarov in zona per battere questo calcio di punizione, tutti i giocatori allineati ai marcatura 16 zona, marcatura zona. Sì, marcatura zona da parte della difesa del Benevento sulle palle native, sì. Dunque sta per arrivare questo cross, c'è Perotti, c'è Kolarov sul punto di battuta, si allontana Perotti, tocco per Kolarov, parte il cross, colpo di testa, la palla in rete, ha segnato Fazio, il pareggio della Roma, ha segnato Fazio al 26esimo, non ha funzionato la difesa a zona del Benevento su questo calcio piazzato, colpo di testa abbastanza libero direi. È abbastanza Fazio. Libero, come fai a lasciare 2-3 metri a un giocatore che è alto 1,95, che basta che prenda 2 metri per saltare, non lo prende più nessuno, e cosa è successo in questo momento a Fazio che è stato lasciato libero di saltare con la difesa a zona. Io sono, ripeto Massimo, io l'ho sempre detto, anche il Napoli lo fa spesso ed è primo in classifica, però io sono contrario alle difese a zona, perché quando trovi giocatori come Fazio e ti prendono quel metro o due non li prendi più, e questo ovviamente non deve accadere. Parte Under a testa bassa, cerca di andare via in velocità, Under, parte il cross, Dzeko rete, la Roma in vantaggio, ha segnato Dzeko che nemmeno esulta tra l'altro sul cross di Under. Dzeko si è avventato di testa e ha realizzato il gol del 2-1, il gol numero 11
per Edin Dzeko, che non sembra felicissimo di aver segnato dall'espressione. Tante critiche, ma come ti dicevo precedentemente, per servire Dzeko c'è bisogno di palloni dal fondo, deve arrivare sul fondo. La Roma non arriva quasi mai, fa dei cross da tre quarti campo e ovviamente sono padroni i difensori del Benevento, mentre con questa, si è fatto sorprendere anche il Benevento sulla sinistra, con un'azione anche da parte di Under, che è stato velocissimo a superare il difensore del Benevento e mettere dal fondo questa palla bellissima che Dzeko ha colpito benissimo, e il portiere Puglioni non ha potuto fare niente. La Roma che manovra, un derby prima ancora per Dzeko, molto bene, ora spazio la Roma per colpire, pallone per Perotti, area di rigore, Perotti all'indietro, Under, rete, 3-1, splendida azione da parte della Roma, che ora sì che si è sciolta, 3-1, e il secondo gol consecutivo da parte di Cengiz Under, 3-1 per la Roma. Ha alzato il ritmo la Roma, ha fatto girare la palla più velocemente e si è visto già con Under che ha fatto due cose incredibili, prima sul passaggio che ha fatto a Dzeko sul gol e adesso su questo gol che si è avventato nell'area di rigore e di sinistro ha battuto sul primo palo Puglioni con un tiro molto forte e forse impossibile anche da parare. Di prima intenzione ha calciato molto bene davvero Under sul primo palo, Puglioni si è tuffato, forse si aspettava il diagonale. Era ben messo Puglioni, forse poteva fare un passo più a destra, l'ha colpito sul primo palo, sul suo palo che doveva coprire, ma il tiro era fortissimo da parte di Under. Insomma, in 180 secondi la Roma ha ribaltato la partita ed ora conduce per 3-1 sul Benevento. Ecco Gerson, ancora break della Roma, Under, sta arrivando Florenzi, il sinistro, rete, ancora lui, ancora Under, una magia, un sinistro perfetto a fil di palo sul secondo palo con Puglioni che nulla davvero ha potuto, la doppietta realizzata da Cengiz Under, 3 gol in 7 giorni, niente male per questo ventennio. Beh, bravo sto ragazzo, ha fatto un gol fantastico, perché sul limite dell'area di rigore, fuori, un pochino fuori, un metro fuori dell'area di rigore, l'ha portato sul sinistro, ha cercato il secondo palo di entrare dove Puglioni non ha potuto fare niente, anche se si è buttato, ma ha fatto un grande gol da ottimo giocatore. Ha mandato prima al bar Venuti con una finta sul difensore del Benevento e poi con un tiro a giro ha piazzato il pallone sul secondo palo. Grandissimo gol. Veramente un gran gol alla mezz'ora della ripresa, quello di Under. Roma 4, Roma, Benevento 1. La Roma si è poi andata in vantaggio grazie a Under, anche sul bel cross che ha fatto per Dzeko. Ah certo, assolutamente, il protagonista della partita è stato Under. Hai perfettamente ragione. Sia negli assist sia nella finalizzazione. Hai perfettamente ragione Sergio, due gol e un assist. Vediamo Guilherme per il Benevento, un ruggito d'orgoglio da parte della formazione sanita che va in gol con Brignola. Va in gol dunque il Benevento, 4-2, ha segnato Brignola e questo gol se lo ricorderà per tantissimo tempo. Lui che è stato nel settore giovanile della Roma, under 17, lui che è stato raccattapalle della Roma con quella famosa partita tra Roma e Barcellona, il gol di Florenzi a metà campo, ha realizzato con un piatto sinistro in scivolata. Bel gol anche se qui la Roma sì, era messa male. In difesa era messa male, Djuricic gli ha messo una grande palla e in mezzo all'area di rigore, lui nell'area piccola di sinistro ha fatto gol sul primo palo dove non ha potuto fare niente Alisson. E dunque il gol da parte del classe 99 Enrico Brignola per il 4-2, Roma 4 Benevento 2. Parte De Frel, c'è il taglio di Dzeko, occhio che sta arrivando anche Dzeko, parte il cross, c'è forse un braccio e forse c'è calcio di rigore, direi rigore. Assolutamente sì, calcio di rigore in favore della Roma per questo intervento irregolare sul cross basso di Edin Dzeko, un fallo di mano che il direttore di gara Manganiello ha visto al 92esimo, siamo entrati nel corso del 92esimo ed ora vediamo un po' chi batterà questo calcio di rigore. Il fallo di Jim City netto, sì. Fallo di mano di Jim City, io direi che a questo punto toccherà Dzeko, vediamo un po', no, lo lascia a De Frel, bello questo gesto, bel gesto di Dzeko, lascia il rigore a De Frel.
non so se è bello il gesto, non si è voluto prendere questa responsabilità. Vabbè, sul 4-2 io l'avrei battuto per fare due gol. Io l'avrei battuto per fare due gol e prendermi anche autostima. Senti, però il pubblico dell'Olimpico invoca il gol di De Frel. Calcio di rigore, dunque De Frel dal dischetto, parte il tiro con il sinistro, rete, palo e rete. Finalmente. 5-2, la Roma segna un grosso rigore. Finalmente un grosso rigore, era molto importante per riprendere sulla autostima. Però ripeto, io se fossi stato in Zeco avrei voluto battere un rigore con tranquillità sul 4-2 per crescere ancora l'autostima. Perché giocherà il titolare Zeco la prossima forse. Non so se De Frel giocherà titolare. Comunque, nello spogliatoio contano anche queste cose che potrebbero essere piccole. Sicuramente, però, certo, tu lo vedi dalla parte, da un'altra parte, io la vedo con un po' di malizia. E certo, dice, ne ha sbagliati talmente tanti di rigore. Se sbaglia anche questo, quello che ha fatto è equivale a niente. Vabbè, però dalla parte di Dzeko c'era, non voglio essere c'era così maligno, dai, non voglio essere. Anche perché stimo molto Dzeko, l'ho detto prima, stimo molto Dzeko. E questo comunque è il primo gol in campionato di Grégoire De Frel, e dunque 5-2 per la Roma. Finisce in goleada questa partita per la squadra di Eusebio Di Francesco. Mancano pochi secondi allo scadere dei 3 minuti di recupero. Il Benevento ancora una opportunità, c'è un tiro di Del Pinto, si accartoccia e blocca la sfera Alisson e qui finisce la partita. Ricordiamo la successione dei gol: Roma batte Benevento 5-2, ha aperto le marcature il Benevento al settimo del primo tempo con Guilherme. Il pareggio della Roma al 26esimo di Fazio, nella ripresa al 14esimo Dzeko su assist di Under, e Under poi si è scatenato, andato in gol al 17esimo alla mezz'ora, poi al 32esimo Brignola, infine al 47esimo su rigore De Frel. Grazie a Stefano Catini e a Roberto Lattanzi, alla parte tecnica. Roma che sale al quarto posto della classifica, Roma che ha battuto il Benevento per 5-2 nel posticipo che ha chiuso la 24esima giornata del campionato di Serie A. È tutto dallo Stadio Olimpico, linea che può tornare agli studi di Saxa Rubra a Paolo Zauli per il proseguimento di Domenica Sport. Da Massimo Barchesi, la più cordiale buonasera.